la terza edizione del nostro Soundscape Festival ad Alimena in Piazza Regina Margherita. Quest'anno abbiamo ospitato davvero dei cantanti, delle band molto molto importanti, quindi siamo molto contenti dell'organizzazione di quest'anno, perché davvero si stanno riversando dai paesi limitrofi, anche da tutta la Sicilia, un sacco di gente che sta raggiungendo la nostra comunità, il nostro paese. Alimena è una piccola comunità che trova se stessa nel periodo estivo, nella stagione estiva, dove l'incontro con gli emigrati e con la gente del luogo e del territorio limitrofi diventa momento di condivisione. Su, su! Insegnamenti dalle ferite che porto, sto con torto e conforto, chi mi dà del contorto, forte e malcontento, ma contemplo, vivo male, ma contento, inerme se controllato dal vento, che in questa guerra tra cervello e cuore sto depresso, eternamente grato a chi trova un compromesso, scusa grido con questo permesso, crea quello che è un momento unico, che con il Soundscape Festival, con eventi musicali, eventi estivi, permette appunto alla gente di condividere insieme ai territori limitrofi quello che è uno spazio unico. Alimena è una bellissima tappa di questo tour siciliano che sto facendo, quindi come tutte le altre tappe siciliane che ho fatto, per me è veramente un grande piacere essere in casa, poter essere rimasta qua d'estate, perché io sono palermitana. Fare un concerto qui in Sicilia è sempre una bella emozione, una bella responsabilità. È bello vedere l'entusiasmo delle persone, come reagiscono nel momento in cui cominciano a capire quello che faccio, è una soddisfazione immensa. Tutto quello che faccio è strettamente legato sia alla mia città che Palermo, che alla Sicilia in generale, alla mia provenienza. Il mio disco si chiama Straniero, e sentirsi straniero nella propria terra, nella propria nazione, Questo sentimento però è un continuo sentimento di amore ed odio, perché la Sicilia ha sì le sue estremità negative, ma allo stesso tempo ha delle bellezze che vanno valorizzate, e il nostro ruolo d'artisti è quello di metterle in risalto, specialmente quando siamo in contesti come questo. L'estate è ricca di eventi culturali e musicali, e dalla prossima settimana entreremo nel vivo della festa patronale. E per festeggiare la nostra patrona, l'1 settembre, avremo l'onore di ospitare il concerto di Dolce Nera.